Progetto sviluppato per rivolgere particolare attenzione alle tematiche che interessano i migranti e i rifugiati attraverso l'opera. Dal 25 febbraio al 1 marzo nella città dei Sassi, Get Close to Opera, una settimana di formazione ed eventi organizzata attraverso i finanziamenti europei con il consorzio Materab come capofila. Evento promosso in collaborazione con la compagnia teatrale L'Albero, l'Università di Patrasso, l'ESAR Campus di Barcellona Reseo, l'Opera Circus, compagnia di arti performative inclusive e la European Network of Migrant Women. Partner associato Fondazione Matera Basilicata 2019. 22 professionisti del settore artistico e culturale impegnati in incontri formativi che riguardano le nuove competenze, le strategie e le metodologie necessarie per una corretta pianificazione delle progettualità legate al genere artistico dell'opera e alle intelligenze multiple. È un progetto europeo e riguarda il tema dell'inclusione dei migranti attraverso una nuova modalità che utilizzi l'arte e la cultura, in particolare una delle forme artistiche che più sembra lontana dalla gente comune, appunto l'opera. Lontana sia perché ritenuta di solito una forma d'arte per pochi, per un pubblico più in là con l'età, e anche perché in alcuni posti come Matera, mancando il teatro d'opera, manca anche la possibilità di avere accesso a questa forma artistica. Get Close to Opera è un progetto cofinanziato dal programma Erasmus Plus, che è partito dal nostro lavoro della compagnia teatrale L'Albero, che da anni sperimenta la teoria delle intelligenze multiple con il linguaggio operistico. Da questa idea, grazie al supporto che abbiamo avuto da Matera Hub, che si occupa invece di industrie culturali e creative e di aiutare nell'internazionalizzazione delle imprese culturali e creative, siamo riuscite a rendere la nostra idea un progetto europeo. Quindi oggi qui ci sono circa 30 persone da tutta Europa che sono venute ad imparare e a condividere ovviamente pratiche di natura artistica ed educativa. L'opera è un linguaggio artistico che include tutte le intelligenze ed è importante per chi, per gli educatori che lavorano per diffondere l'opera, includere anche quelle, diciamo, intelligenze, chiamiamole così, che altrimenti non sarebbero interessate all'opera. Get Close to Opera è uno degli altri progetti europei nei quali Materab è coinvolta nella formazione internazionale, come è stato negli anni precedenti, e proseguiamo in questa attività di collaborazione con partenariati europei per realizzare nuovi strumenti di formazione e di mentoring che favoriscano, in questo caso specifico di questo progetto Get Close to Opera, favoriscano l'inclusione e l'integrazione di migranti e rifugiati attraverso strumenti innovativi e progetti innovativi, in questo caso incentrati nel settore dell'opera e del teatro. Quello che il progetto vuole fare è utilizzare l'opera come uno strumento per l'integrazione di diverse comunità, partendo da quelle che in questo momento sono più in difficoltà, appunto la comunità dei migranti, ritenendo che nell'opera ci siano intanto tutte le forme d'arte e poi che l'opera abbia anche diversi punti di accesso a quella che è la cultura europea e a quelli che sono i valori stessi della cittadinanza europea. Quando si decide di fare un'azione artistica, includendo le comunità, i migranti, si parte da un metodo. Questo metodo viene dall'esperienza di ognuno di noi, ma viene anche quando, soprattutto grazie all'Europa, ci si contamina. Quindi io ti dico come faccio qui a Matera, mentre invece tu a Londra mi dirai come riesci a raggiungere quel tipo di comunità.
I vari partner di progetto si sono impegnati nel creare moduli formativi che consentissero ai protagonisti di questo progetto, quindi al gruppo target, che sono principalmente artisti, educatori nel settore dell'opera, delle produzioni dell'opera e mediatori culturali, che potessero appunto sviluppare dei progetti creativi ed educativi che coinvolgano migranti e rifugiati delle proprie comunità in un processo di integrazione, che consentano quindi loro di essere a conoscenza, di acquisire i valori fondamentali della comunità che li ospita, così come di stabilire un nuovo dialogo interculturale, però tenendo presenti le diversità, e che quindi che queste si possano così azzerare e favorire uno scambio interculturale che offra a loro soprattutto delle esperienze educative di qualità. Si parla di teoria di intelligenze multiple, che è una teoria sviluppata da Gardner anni fa e che ancora oggi però è in piena discussione, in piena applicazione. La teoria dice che non esiste un solo modo di imparare, esistono tanti modi, quanti sono le persone che decidono di apprendere. È per noi un strumento di grande inclusione, perché ogni persona che si appresta a disegnare un laboratorio, un workshop, un lavoro, una classe, no? A gestire un gruppo, a facilitare un gruppo, deve prendere in considerazione ogni tipo di intelligenza, intesa come quel tipo di abilità, quella facilità che noi abbiamo nell'apprendere le cose. E per questo per noi è molto importante legarlo alla parola inclusione, perché se un gruppo rispetta gli altri e se tutti sanno che il loro contributo è importante, questo genera un valore enorme nelle comunità, nei gruppi e anche nel lavoro artistico. Ad esempio, le persone più logiche o le persone che hanno una predominante intelligenza naturalistica, magari queste persone non sarebbero interessate all'opera, e in contesti educativi ci troviamo di fronte spesso anche a queste persone. Allora le intelligenze multiple entrano in gioco con la domanda: come facciamo ad includere anche queste persone e a portarle in qualche modo ad avvicinarsi all'opera? Il nostro lavoro sarà quello di chiedere a questi educators da tutta Europa di sperimentarsi col nostro metodo, ovvero decidere che vogliono fare un laboratorio partecipato per disegnare un costume, e lo possono fare assieme a una comunità. Com'è questa comunità? Come si relaziona con gli altri e che tipo di attività vado a disegnare affinché tutti possano essere inclusi? Con noi sui contenuti, tantissimi contenuti sul partenariato, quindi durante questa settimana i partecipanti impareranno a progettare con le intelligenze multiple, impareranno a cosa significa fare una mediazione culturale tra culture, impareranno a rispettare i diritti delle donne nell'arts education, impareranno a capire come strutturare un progetto, e ancora avranno la possibilità di sperimentare una serie di tool per analizzare, valutare anche l'impatto, perché spesso quando noi facciamo attività artistiche abbiamo poi bisogno di misurare, no? In qualche modo quello che stiamo facendo, e anche questo. Tutto questo, per chi se lo sta perdendo, la cosa buona è che sarà tutto disponibile online, dove tutto il materiale di formazione sarà disponibile, non solo disponibile, implementabile. L'interesse che questa metodologia ha creato è stato alto, in quanto molto spesso operatori che lavorano con l'arte in generale, nel senso più ampio del termine, spesso si focalizzano solo su alcune di queste intelligenze, invece le intelligenze multiple allargano il campo di interesse e fanno ragionare su domande che magari altrimenti non ci porremmo. Con noi abbiamo una partnership, abbiamo due università, una di Barcellona e l'altra di Patrasso, quindi l'altra greca. Abbiamo un network delle donne migranti, abbiamo una compagnia d'opera, Opera Circus, abbiamo Matera Hub, e infine abbiamo come partner Reseo, ovvero il network di tutti
quei teatri d'opera che si occupano di opera education. Assieme a noi, accanto a noi, come partner associato Matera 2019, che in quest'anno ospita il nostro anno della capitale europea della cultura e che nel giorno finale ha organizzato per noi un momento in cui le capitali europee della cultura si confrontano sul tema dell'opera. Chiaramente le capitali europee della cultura sono un luogo di grande sperimentazione perché le città si aprono, i teatri si aprono o si inventa un modo di fare teatro anche senza un teatro. Queste esperienze non sono fine a se stesse o soprattutto fine al progetto, anzi queste esperienze si rendono sostenibili proprio attraverso sia la collaborazione durante questa settimana ma anche nel prossimo futuro a lungo termine attraverso strumenti pratici come la piattaforma del progetto, su quale verranno caricati i moduli formativi con tutti gli strumenti, incluso il Creative Project Canvas, e si consoliderà questa comunità di artisti che speriamo, ci auguriamo e siamo sicuri si amplierà, avviando delle discussioni in modo tale che si possano anche avere non solo feedback, ma anche costruire nuove reti che possano poi consolidarsi come è successo in altri progetti del passato, come viene da dire Breaking the Desk, che è un progetto di 4 anni fa, che però come si può vedere ha prodotto qualcosa che tuttora viene utilizzato come Creative Project Canvas e continua a riunire gli attori delle industrie culturali e creative attraverso l'utilizzo di questo strumento e consentendo loro di confrontarsi. Infatti anche il partenariato ha condotto delle ricerche iniziali e ha come obiettivo quello di rendere sostenibile questo progetto e tanti altri, rinnovando e trasferendo queste innovazioni anche nei progetti futuri, quindi non solo in questi che possano sopravvivere ed essere sostenibili nel prossimo futuro immediato e a lungo termine, ma anche in nuovi progetti che possano integrare, innovare quello che è stato fatto in questa settimana. Sono già venuto a Matera per presentare il progetto Silent City insieme a Matera, al gruppo teatrale L'Albero di Matera, e adesso sono di nuovo a Matera per partecipare al workshop Get Close to Opera, che trovo estremamente stimolante perché mi dà l'opportunità di imparare a lavorare con comunità di migranti. Il corso verte sulla teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, che dà la possibilità a ciascuno di noi, secondo il proprio canale preferito, di interagire per ottenere un risultato performativo. Quindi è estremamente, estremamente utile perché uno può imparare a dialogare con persone che non sono affini al proprio modo di capire, di comprendere le cose. Quindi è potenzialmente è anche per me personalmente molto, molto utile, perché io per esempio lo posso utilizzare per insegnare ai miei allievi. Quando vedo che un bambino o una bambina è in difficoltà, posso ricordarmi di quello che ho imparato qui per cercare di sbloccare la situazione. Ecco. Io faccio delle produzioni. Sono anche molto implicata nei workshops con il pubblico, con bambini ma anche famiglie, ma anche pubblico speciali. Sono stata musicoterapista in una parte della mia vita e io lavoro anche molto per fare delle produzioni partecipative e inventiamo un'opera o uno spettacolo con la gente che fa parte dello spettacolo, e dunque io aiuto, sono la facilitatrice per inventare la drammaturgia e lo spettacolo insieme, perché per me è molto importante che ognuno può sentire la sua creatività, e la creatività può essere artistica o in un altro modo nella vita.
può essere economica, ma è importante di fare l'esperienza di quello. Sono venuta a Matera perché il titolo è il topic, il tema della settimana mi interessa molto, perché la prossima produzione vorrei lavorare a costruire dei ponti tra diverse culture, con la musica, con una storia, e lavorare con il pubblico in workshop per avere nella produzione una parte partecipativa anche. E così sono venuta qui per sentire come lavorano gli altri, perché qui ci sono delle gente che lavorano con differenti culture, come fanno, che funziona, che non funziona, e mi interessa molto. Vorrei tornare a casa con novità, nuove idee. E concretamente un workshop che è già organizzato. Mi chiamo Ragnhild Motzfeldt, vengo da Oslo, in Norvegia. Io sono cantante lirica e poi lavoro presso l'opera, il teatro di Oslo, dove faccio sia la cantante ma anche lavoro come outreacher. È un po' diffondere l'opera a tutti, sia piccoli che grandi. Perciò, per esempio, prima di uno spettacolo all'opera io spiego al pubblico 30 minuti di qual è il trama, chi l'ha scritto, perché è stato scritto e cose del genere, e poi ho vari progetti per bambini e siamo fuori nelle scuole a spiegare un po' l'opera, fargli ascoltare l'opera, ma fargli anche partecipare. Io sono qui a Matera perché, come sempre, cerchiamo nuove strade per come raggiungere un nuovo pubblico, per esempio. E la Norvegia è un paese abbastanza giovane come paese d'opera, ed è interessante e imparare dagli italiani, dove è nata l'opera, come e cosa fanno per ottenere un nuovo pubblico, come includere tutti, non solo quelli che conoscono già l'opera, ma anche quelli che non ne sanno assolutamente niente. Noi abbiamo un teatro solo in Norvegia dove si fa opera, è molto diverso dall'Italia e dalla Germania, per esempio, e abbiamo una nuova struttura. E allora c'è una grossa interesse per questo in Norvegia in questo momento, e bisogna sfruttare questa cosa per diffondere a più persone possibile. Quello che voglio io è far vedere cos'è veramente tutto il lavoro che c'è anche dietro, che le persone non capiscono, secondo me, quando vedono uno spettacolo, e tutto il lavoro che ci sta dietro. Perciò per me personalmente, nel reparto che lavoro all'Opera di Oslo, facciamo anche invitiamo la gente dietro a vedere tutto quello che succede anche dietro, per capire come mai costa così tanto mettere su uno spettacolo, perché veramente penso che l'opera sia l'unica forma d'arte dove ci sono così tante persone coinvolte per uno spettacolo. My name is Tina Ellen Lee. I'm the artist. Sono Tina Ellen Lee, sono la direttrice di una compagnia che si chiama Opera Circus, e commissioniamo nuove opere artistiche, opere con un contenuto di verità profonda, e in particolare in un progetto con i giovani in cui esploriamo l'arte insieme a loro. Siamo a Matera ormai da 2 anni e partecipiamo a 2 progetti, uno è Get Close to Opera e l'altro è il progetto commissionato da Matera 2019 sul The Silent City. Nei nostri progetti ci occupiamo in particolare di inclusione, perché vogliamo creare un mondo in cui qualsiasi persona possa essere inclusa. E Close to Opera è uno di questi progetti in cui cerca di far coesistere tutte le diversità all'interno della nostra società. Imparare ad includere
tutti è un lungo processo. Non sono un'esperta, ma imparo ogni giorno. Infatti anche Get Close to Opera è un progetto che mi permette di imparare cose nuove. Se penso ai nostri laboratori che organizziamo in Gran Bretagna, in questi laboratori ci sono tantissimi, c'è un'alta percentuale di disabili. Quindi i partecipanti devono riflettere su questo. È la stessa cosa per la razza, la cultura. Ovviamente questo avviene in particolare in un'area dell'Inghilterra dove non è semplice, dove appunto più del 90% della popolazione è bianca. E se vogliamo lottare contro il razzismo, contro il fascismo l'odio razziale, abbiamo il dovere di trovare soluzioni per includere queste persone. Sono un attore professionista, un regista, un filmmaker. Vengo dall'Inghilterra e sono qui a Matera per un laboratorio in cui parleremo della disabilità dei sordi, come includere i sordi all'interno di attività artistiche. Ovviamente essere sordi in questo lavoro è pieno di barriere. Per fortuna ho incontrato compagnie che volevano includere, rendere accessibile il processo anche ai disabili. Per 15 anni mi sono occupata di... sono stato un attore, ma adesso negli ultimi 2 anni ho iniziato a produrre in questo campo. Ci sono tanti elementi che possono permettere ai sordi di accedere ai processi artistici, però c'è ancora molto su cui lavorare e soprattutto abbiamo bisogno di molti più sordi da includere, che si lasciano includere all'interno di processi artistici. Sono a Matera per questo training in particolare, quindi voglio, come dire, incrementare le mie possibilità, le mie capacità, le mie competenze rispetto al lavoro di comunità e proprio con l'opera. E poi sono qui perché ovviamente Matera 2019 è un'occasione imperdibile. Sono stata qui un anno fa già, quindi ero in contatto sia con l'albero che con Matera Hub. Mi sembra che stiano facendo un ottimo lavoro e sicuramente è un'occasione di alta formazione, soprattutto per chi come me si occupa e come i nostri colleghi di arte performativa e con un occhio particolare in questo caso al lavoro con la comunità e invece un anno fa con i C-Project alla sostenibilità delle imprese culturali, visto che appunto è molto difficile sostenersi e riuscire ad andare avanti, ad incrementare il lavoro dell'impresa culturale, proprio perché a mio avviso in Italia non c'è un vero pensiero di impresa culturale, ma ci si affida appunto al ministero, a enti statali che o regionali in alcuni casi, comunali, che possono finanziare una compagnia o un progetto, ma non c'è una vera identità del lavoro culturale, che questo è un enorme problema. Sono qui con l'organizzazione RSEO, che è un network europeo di opera. Sono qui con la mia organizzazione oggi proponendo un laboratorio sull'interculturalità all'interno dei processi artistici per creare processi artistici inclusivi. Adesso stiamo sviluppando la parte in cui analizziamo quali sono i valori che dobbiamo considerare quando lavoriamo con gruppi di persone e li vogliamo includere e far partecipare all'interno di processi artistici.
È molto interessante quello che sta succedendo, perché ci sono artisti, registi e mediatori culturali. La settimana è già solo cominciata ed è interessante vedere come l'interazione tra tutte queste figure possa svilupparsi. Siamo molto contenti di essere qui a Matera, soprattutto in questo momento che è capitale europea della cultura, dove appunto dove possiamo ragionare in maniera globale su temi che riguardano il locale. Nello specifico Matera Hub ha presentato il nostro strumento di punta, che è il Creative Project Canvas, quale strumento essenziale per poter visualizzare e quindi pianificare i propri progetti. Questo identificando gli obiettivi, collaborando, perché questa è la parola chiave in questo progetto, quindi la collaborazione tra questi tre attori diversi del mondo dell'opera. E in questo momento i partecipanti stanno facendo un workshop proprio per sviluppare il Creative Project Canvas, partendo da un caso studio che abbiamo scelto fosse un immaginario consorzio innovativo appena stabilito nella propria comunità locale, e che volesse proprio avviare dei progetti di questo tipo per integrare i migranti della loro comunità. E in questa settimana abbiamo la possibilità di testare insieme ai teatri d'opera che vengono da tutta Europa quella che è la metodologia che verrà messa in campo e che questi teatri andranno a testare poi nelle loro comunità una volta finita questa settimana, nel periodo primaverile-estivo, per lavorare insieme a delle comunità migranti nei paesi del partenariato, che sono Spagna, Inghilterra, Belgio, Grecia e Italia, appunto, e in questa maniera provare a capire concretamente come la cultura, l'arte e nello specifico l'opera possano essere un forte strumento di integrazione per tendenzialmente aprire degli spazi che di solito sono chiusi e per portar vicino alla cultura persone che di solito non hanno accesso.